Buongiorno dall'unità ambientale della Polizia Locale. Mentre vigilavano su un'area sottoposta a sequestro nella zona di Poggioreale, gli agenti hanno sorpreso un uomo che trafugava oggetti da un'ex autocarrozzeria sequestrata nello scorso mese di gennaio. Durante l'identificazione, l'uomo si è cosparso di liquido infiammabile e ha minacciato di darsi fuoco. Ne è seguita una colluttazione che ha mandato tutti al pronto soccorso, con 7 giorni di prognosi. I locali sequestrati sono stati liberati e l'auto con cui l'uomo stava commettendo il reato è stata sottoposta a sequestro penale. Rifiuti gettati fuori orario e in modo irregolare, ancora multe contro gli abbandoni indiscriminati, veri e propri atti di arroganza e di inciviltà che contribuiscono al degrado dei luoghi pubblici. In via Kerbacher, al Vomero, un'impresa edile ha sostituito il corrimano delle scale di un condominio, gettando quello vecchio tra i rifiuti comuni. Multa di 500 euro all'impresa, che è stata naturalmente obbligata a rimuovere gli scarti. In via Virginia Woolf, a Ponticelli, un'altra impresa edile è stata sorpresa ad abbandonare rifiuti ingombranti in strada. Sequestrato il veicolo dell'impresa e denunciati alla magistratura i responsabili. Durante i controlli alla discarica in via Serbatoio alle Fontanelle alla Sanità, gli agenti hanno scoperto tra i rifiuti una motocicletta marca BMW priva di targa che era stata rubata una settimana prima. Il veicolo è stato restituito al legittimo proprietario. Pneumatici abbandonati, continuano i controlli e la raccolta. Nei quartieri San Giovanni a Teduccio, Secondigliano, Soccavo, Ponticelli e Poggioreale, scoperte 5 attività illegali di vendita e riparazione di pneumatici, prive dei contratti obbligatori di smaltimento. Le imprese sminuzzavano i copertoni per poi smaltirli nei rifiuti indifferenziati comuni o abbandonarli direttamente in strada, una pratica evidentemente vietata dalla legge. Sequestrati i locali e multati i responsabili. Per essere un buon cittadino, sappi che i rifiuti si gettano nei cassonetti dalle 20 alle 22. In tutta la città si effettua la raccolta differenziata, separa i rifiuti prima di buttarli. Se sei in un quartiere servito dalla raccolta porta a porta, deposita i tuoi sacchetti fra le 20 e le 22. Negli altri quartieri la raccolta differenziata si fa con le campane colorate, dove il vetro, la carta, la plastica e l'alluminio possono essere gettati a qualsiasi ora. Vernici, solventi, liquidi tossici, oli vegetali non vanno mai versati nel lavandino o nel water, altrimenti ce li ritroveremo nell'ambiente. Raccoglili in contenitori separati e consegnali in una delle isole ecologiche distribuite su tutto il territorio. I rifiuti ingombranti, mobili, elettrodomestici, sanitari, non vanno mai abbandonati in strada. Si può telefonare al numero verde di ASIA 800 16 10 10, che provvederà al ritiro gratuito sotto casa. Quando fai la spesa, scegli prodotti con confezioni poco ingombranti e usa le borse di tela al posto dei sacchetti di plastica, così risparmi e non inquini.